Buongiorno, nello scorso video ho parlato di bimbi minchia, quella brutta razza. Stavolta parlerò di truzzi, un'altra piaga abbastanza fastidiosa, ma molto più riconoscibile. I truzzi semplicemente sono quelli che non possono rinunciare alle firme. Qualsiasi cosa sia firmata, loro devono averla. Una firma su qualsiasi indumento, perfino su quelli intimi. Dolce Gabbana, vabbè, D&G è la stessa cosa. Frutta. Cazzare così. Poco importa se le firme sono false. Per loro basta che c'è scritto D&G. Pur se quella robaccia presa al mercato a 5 euro c'è la firma. La buona. Esattamente come i bimbi minchia. Nel cervello c'è l'acqua lete. L'acqua lete. Quel poco di cervello che hanno lo usano per scegliersi gli abiti, le firme. Un accostamento che li fa sembrare tutti un po' dei coglioncelli in divisa. Avete presente quelle maglie con i numeretti? Se prendete un gruppo di truzzi, su 10 truzzi, 10 avranno una maglietta che assomiglia a una divisa, con quel numeretto, possibilmente di colore rosa, anche altri colori, però il loro colore di riferimento è rosa. Per gli emo il viola, per i truzzi è rosa. Detto questo, ho trovato su internet un video di quelli riutilizzabili, perché ci sono anche video che non possono essere utilizzati, di una cosiddetta truzza, che dice perché vuole diventare truzza. Io adesso lo mando, ogni frase che dirà, ogni cazzata che dirà, sarà argomentata. Insomma, cerchiamo di capire questo. Che cacchio ci hanno in capo per essere truzzi? Boh, vediamo. Salve a tutti, sono qui per spiegarvi perché noi ragazzi diventiamo truzzi. La domanda principale è: perché sono truzzi? Cioè, quindi decidono di diventare truzzi e scelgono volontariamente di rinunciare a quei qui a due o tre cifre che potrebbero avere? Cioè, non capisco. Io sono Susi, una ragazza truzza appunto, e sono diventata truzza circa ieri. Perché, beh, intanto io ascolto musica tunz tunz tunz, parapara tunz tunz tunz. Quindi la musica, panz, tunz, tunz, paraparatunz, rende truzzi. Beh, io quella musica non l'ascolto, quindi non te lo so dire, anche se per diventare come te è un buon inizio. La musica là, che per alcuni, cioè, si chiama house, però, cioè, non per tutti è musica. Ma tralasciamo. Beh, sono truzza perché, a parte questo, io porto vestiti di marca, ovviamente. Non ci eravamo accorti che portassi vestiti di marca. E poi tutti questi c'è. Sei ridicola. Perché se no non sarei truzza. Infatti, notare Dolce Gabbana. Cara Susi, ma tu sai che pensa che hai fatto delle mutande? Ce ne frega un cacchio della marca, tutte l'hanno guardato qualcos'altro? Quando sei scema, da 1 a 100, 1000? Poi, beh, sono truzza perché, beh, io ho la collana di perle che, cioè, se non l'avessi, cioè, non sarei truzza. Due cose sulla collana di perle. Uno, non ti rende truzza, ma una fan di Lisa Simpson. Secondo, non lo sai che le perle portano lacrime? Evidentemente qualcuno l'ha regalata ai tuoi, e tu, truzza, quando sei diventata truzza, sei stato il risultato di questa sfortuna delle perle. Mai pensato, vero? Poi sono truzza perché, beh, sono truzza perché, beh, io alle persone che love, beh, io parlo così, ciao amore, come stai? Io tutto bene, grazie. Ti love tantissimo, ma tanto tanto. Beh, è un segno d'affetto, cioè, io sono truzza, quindi parlo così. Affetto.
parli di come tizio un cinese messo insieme, lobby, ma di chi vuoi bene? Parla inglese, parla qualsiasi lingua vuoi tu, ma non questa stronzata. Lobby tantissimo, mollè mio. Guarda, se prendi un cinese che non sa un H di italiano, parla meglio di te. Se prendi un doppiatore straniero su di Titti, parla meglio di te. Se prendi un uccellino, perché quelli non parlano come Titti, pure quello parla meglio di te. E poi Lobbo. Lobbo. Bella, non sei su internet, non ci sta l'emoticon. Parla potabile, ok? Beh, io sono truzza perché io cerco di imitare le emo girls. No, scusatemi, qui c'è qualcosa che non va. Innanzitutto che sei truzza, quindi cretina, abbiamo capito, non c'è bisogno che lo ripeti. Ma Lemon Girls. Cara, quando sei venuta divina truzza, nessuno ti ha detto che fra i nemici mortali dei truzzi ci sono gli emo? Che fai, a letto col nemico? Tanto per fare una metafora, Lemon Girls. Tu già sei di quella così, se poi ti inizi a fare pure i taglietti, i piffi, vestirti di nero. Adiet. Se andrai in lembo, torna indietro, guarisci. Quindi, beh, vedete, ho ciuffo. Cerco di truccarmi come loro, infatti, cioè, ho provato ad allungare la matita, ma insomma, è questo l'effetto. Un discreto effetto di merda. Cioè a sto punto sono meglio gli emo che non sono emo e si trovano guancia di emo senza volerlo. Perché tu sei truzza. Fai un ciuffo alla emo fatto male. Sei piccola quindi penso che tu abbia imparato adesso a truccarti e comunque non lo sai fare. Quindi non ti atteggiare quando è protagonista. Che stasera è bella? Niente. Tanto per prendere la battuta dalla telecafone. Ma è battuta, se più. Insomma, fa più calzante in questo momento. Continua a dire ridicola. Vediamo se mi fai cambiare idea. Niente, mi dicono che sono poser, ma io non capisco perché. Perché le foto così se le fanno tutti, anche quelle dall'alto così. Cioè, non capisco. Quindi l'ignoranza è un dato comune fra voi amici di quella roba lì. Quella che ho detto tu, il poser, è una roba che riguarda i metallari, non i truzzi. I metallari sono altri nemici dei truzzi, imparalo. Poser soprattutto poi non vuol dire che ti fai quelle pose di quelle le fate solamente voi e i bimbi vecchi. E certe volte non si batte neanche così figli. Ok, potete farvi una foto che sembra di figli, lo capisco. Tutti quanti vorremmo sembra figli, però c'è chi se lo può permettere, chi non lo può fare. E chi invece risulta per essere anche ridicolo, anche se sarebbe bene una foto un po' più normale. E poi le foto dall'alto. Guarda, non ti dico chi si fa le foto dall'alto, per non scendere nell'argomento volgarità. Ma non volgarità a parole, volgarità che stava sotto, all'incrocio dei pali. Comunque ragazzi, P-Gold nel cuore e House forever, ma forever. Avete appena visto la testimonianza di Susie, una ragazza truzza. E piacere, la conosci? Anche no. Poi Spigold del cuore, House del cuore. Due parole. At, yet, ma subito. Spigold, che cazzo è il Spigold? Cos'è? Cos'è? Spero per te che non sia una cosa tipo diabolica. Abbiamo visto testimonianza di una cretina che ha scelto di essere cretina, quindi è doppiamente cretina. Questo è un esempio di tutto quello che non bisogna fare per non essere considerati dei cretini. Se poi avete la volontà di fare come lei, liberi di farlo, ma sappiatelo, starete sulle palle a molta gente. Molta. L'utilità dei truzzi, vediamo, utilità dei truzzi, utilità dei truzzi. L'unica abilità che mi viene in mente che i truzzi hanno, e che potrebbe essere interessante, è squadrare da capo a piedi una persona,
vestite in un modo che attiri la loro attenzione e sapete elencare il costo, giusto approssimativo, ma comunque molto vicino alla realtà, di ogni capo di abbigliamento che hanno. Ma non perché sono critici, sono parsimoniosi, no. Perché loro, sul semplice fregio sulle unghie che hanno, le ragazze, o su una bandana che hanno i ragazzi, quel loro capo costa 10 volte di più del vostro intero guardaroba. Sì, 10 volte di più, a loro dire. Peccato che poi i loro presunti abiti firmati molte volte arrivano dalla bancarella. Eh sì, perché questi sono ragazzi minorenni, soprattutto ci sono anche quelli maggiori. I minorenni sono un po' più pericolosi perché sono più molesti. Molto più molesti. E chi paga i vestitini ai ragazzini? Mammina e papino. E secondo voi, questi due che ci hanno avuto la sfortuna di avere un figlio o una figlia adulta, aggiungono alla sfortuna anche la sciagura? Non vi spenderanno 100-200 euro per una scarpa solo perché uscite in TV o solo perché c'è un baffetto che magari il giorno dopo si stacca? Che potrebbe anche farlo, perché si stacca proprio per... Spendano per cose che si devono mettere. Il capo veramente firmato sarà un'eccezione. Se un truzzo ha più di qualche abito reale nell'armadio, ci sono due spiegazioni. Uno, genitori ricchi che li accontentano sempre viziandoli, e qui veramente si aggiunge la sciagura sulla sciagura. Oppure ragazzini che non si sa come riescono ad apparare qualche soldino per comprarsi delle firme. Perché diciamoci la verità, un truzzo non ammetterà mai di avere addosso qualche cosa che non sia firmato o che peggio venga dal mercato a 5 euro. Perché anche se la mutanda che indossa verrà dal mercato a 5 euro si scasserà subito, avrà un colore ridicolo, come tutto quello che indossano del resto, non lo diranno mai. È firmato, è prezioso. Loro sono gente importante, però adesso soltanto roba che conta, sono come Radio Monte Carlo, loro sono i truzzi, il vestito di gran classe. Vabbè, detto questo, a te nei truzzi, se ne vedete uno fate come Bingo Minchia, se riuscite a farlo risalire, fatelo, se no allontanatelo, prendetelo a calci, non fatevi infastidire, lasciateli da soli, prima o poi si pentiranno. E noi rideremo. Ciao.